Ciao a tutti da Vittorio. Il giorno dopo capisco che ci sia grande delusione. La Lazio ha giocato due partite contro due squadre che verosimilmente quest'anno lotteranno per la salvezza e la squadra di Maurizio Sarri ha portato a casa 0 punti. Delusione, rabbia, frustrazione, anche un po' di preoccupazione perché è vero che siamo solo alla seconda di campionato. Ma onestamente nessuno di noi credo si sarebbe aspettato di trovare la Lazio ultima in classifica con 0 punti. E di solito quando succede una cosa del genere, ovviamente il tifoso va alla ricerca del responsabile di questo fallimento. Ne sto leggendo di ogni, ma vedo gente, a parte gente disperata che pensa ormai che la Lazio quest'anno lotterà per la Serie B, che forse ci salveremo, che arriveremo decimi, dodicesimi. Io capisco la frustrazione, capisco la delusione, ma siamo ancora alla seconda giornata. Per cui sì, delusione, rabbia per essere a 0 punti. Capisco che c'è la preoccupazione perché adesso arriveranno partite toste come il Napoli, la Juventus, il Milan, eccetera. Però, secondo me, dobbiamo un po' calmarci tutti. E questo è uno dei problemi dell'ambiente Lazio. Spesso ci si chiede, ma perché la Lazio ha vinto così poco? Il problema è questo, perché il campionato è una maratona e se tu dopo due sconfitte gridi andremo in Serie B, sono tutti da cacciare, giocatori mediocri, eccetera, eccetera, capisci che non puoi pretendere di lottare per lo scudetto, perché se basta una sconfitta o due sconfitte, come in questo caso, per gettarti nello sconforto, allora non c'è equilibrio e la squadra ne risente. Ma in questo video voglio soffermarmi su una cosa, perché vedo che qualche tifoso, anzi tanti tifosi, stanno dando la colpa della sconfitta di ieri a Ciro Immobile. Prima però vi voglio ricordare la maglietta, la trovate nel mio negozio, se vi piace, link in descrizione, grazie a tutti quelli che la compreranno ovviamente. Parliamo di Ciro Immobile perché più di uno ha commentato i miei video di oggi e di ieri sera post partita dicendo: ah, la colpa è di Ciro Immobile, giochiamo in 10, eccetera. Ragazzi, da un punto di vista mi piacerebbe tantissimo dire è colpa solo di Ciro Immobile, abbiamo perso per colpa di Ciro Immobile. La realtà è che se vogliamo parlare seriamente di calcio non possiamo dare la colpa a Ciro Immobile. Se vogliamo fare caciara, casino, eccetera, allora sì, abbiamo perso per colpa di Ciro Immobile, siamo ultimi in classifica per colpa di Ciro Immobile, eccetera. Se vogliamo essere seri, se vogliamo parlare seriamente di calcio, la colpa non è assolutamente di Ciro Immobile. E bisogna dire una cosa, fosse il problema Ciro sarebbe facilissimo. Domani lo togli, metti Castellanos, scudetto assicurato. Ma non è così. E l'ho detto anche nei video di ieri sera post partita e di oggi, di stamattina. Avete visto le mie pagelle, le ho fatte alle 12, andatele a vedere. Il gol che prendiamo contro Genoa sicuramente non è colpa di Ciro Immobile, la sbaglia Provedel, Ciro che c'entra. Ciro è l'unico che tira in porta. Prendiamo una traversa con un tiro di Ciro un po' sbilenco, però era arrivato là. Se non gli danno un pallone, non è colpa di Ciro Immobile, è colpa degli altri. Camada ieri male, Zaccagni e Felipe Anderson invisibili. Mi sembra che dare la colpa a Ciro Immobile è cercare un capro espiatorio quando invece i responsabili sono tanti. Lazzari che non mette un pallone dentro, Marusic invisibile, Cataldi che perde tanti palloni. Ripeto, ieri l'unico che si salva è Luis Alberto. Dire che è colpa di Ciro Immobile è non capirci molto di calcio. Per carità, non è che Ciro Immobile abbia fatto sto partitone, ma è anche vero che il centravanti di solito ha bisogno di palloni e ieri di palloni a Ciro non ne sono arrivati tanti. Ecco, e questo è il problema. Perché la Lazio, nonostante dal 20° in poi abbia dominato la partita, la Lazio ha tirato pochissimo in porta? Perché, nonostante il dominio, la Lazio non ha mai passato il pallone, non ha mai creato una situazione a gol per Ciro Immobile? E questa è la cosa che dobbiamo analizzare. Ed è questo il problema delle ultime partite della Lazio. Perché sia contro Lecce, sia contro Genoa, la Lazio non ha praticamente mai tirato in porta e gli unici tiri in porta, ed è questa la cosa che mi fa ridere tantissimo, sono di Ciro Immobile. Il gol contro Lecce è di Ciro, il miracolo di Falcone lo fa sul tiro di Ciro Immobile. Ieri
La traversa la prende Ciro Immobile, ma abbiamo perso per colpa di Ciro Immobile. Io capisco che sia facile attaccare Ciro Immobile, che è quello che ci mette sempre la faccia, è quello che dà l'anima ogni volta e quindi è quello più facile da individuare, ma la colpa non è di Ciro Immobile. Anzi, mi viene da dire che l'ultimo dei responsabili di questo inizio di stagione è Ciro Immobile. Poi, per carità, sicuramente non è più il Ciro di 3-4 anni fa, ma quello era un centravanti fantastico, incredibile. Però, se devo dare la colpa a Ciro, prima do la colpa a Zaccagni, a Felipe Anderson, a Camada, non sicuramente a Ciro Immobile, che poveraccio ha bisogno di palloni e noi di palloni non gliene stiamo fornendo mezzo, ed è questo il problema. Perché il Genoa ieri nel secondo tempo non ha fatto un tiro in porta, ma noi neanche. Il tiro di Vesino da 100 metri è un passaggio al portiere, poi c'è il colpo, la traversa di Ciro, basta. Per cui ripeto, è una Lazio lenta, statica, che non riesce mai a vincere l'uno contro uno, ma noi diamo la colpa a Ciro Immobile. Con questi giudizi stiamo attenti perché poi a Roma girano le voci e Ciro non si impegna più, vuole andare in Arabia Saudita, niente di tutto ciò. Ripeto, ieri Immobile non ha fatto una grande partita, ma dare la colpa a Immobile ci vuole coraggio, soprattutto visto la prova di Zaccagni, di Felipe Anderson, eccetera. Qua mi sembra che la squadra è fisicamente molto messa male e i nuovi sono in ritardo mostruoso. Del resto io l'avevo detto. Qualcuno mi ha detto il mercato chiude il 1 settembre. Sì, ma se tu davi a Camada la possibilità di fare il ritiro alla Lazio, il giapponese non giocava in questa condizione. Se tu davi a Rovella la possibilità di fare il ritiro ad Oronzo con la Lazio, magari avrebbe giocato qualche minuto anziché essere rimasto 180 minuti in panchina. Magari Castellano sarebbe stato più pronto, Isaksen avrebbe smaltito il caldo, eccetera, eccetera. Ma noi diamo la colpa a Ciro Immobile. Capitano ci mette sempre la faccia e le conseguenze sono queste. Però, ripeto, dire che la Lazio ha perso e ha 0 punti per colpa di Ciro Immobile vuol dire non capirci niente di calcio. Questo ovviamente è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivimi qua sotto e noi ci rivediamo stasera con la diretta alle 21. Mi raccomando, non mancate. Ciao, alla prossima!